Mi ero ripromesso di non fare più tante video interviste, non annoiare i miei follower con queste cose, ma insomma oggi è successa una cosa che non si può tacere. L'ultima video intervista l'ho fatta con Stefano Maffulli, annunciando che era diventato il nuovo Executive Director, direttore esecutivo di Open Source Initiative, un amico italiano che appunto è, oltre a un mio contatto, diciamo, del giro lavorativo, anche un amico personale che era diventato, aveva assunto questa carica abbastanza rilevante nel mondo dell'open source. E ieri arriva la notizia che un'altra persona, insomma, a me vicina, che non è solo un collega avvocato con cui lavoro perché fa parte del team Array, ma anche un amico personale anch'egli, Carlo Piana, è diventato membro del board di Open Source Initiative. Eccolo qua, buongiorno Carlo, Buongiorno grazie per Simone, essere con buongiorno a tutti. noi. Allora, no, raccontiamo cosa è successo. Sostanzialmente elezioni, ogni, mi sembra, circa 3 anni si rinnova il board di Open Source Initiative. Anzi, forse per chi, perché la mia pagina e i miei canali sono aperti, siamo un pubblico abbastanza ampio, dobbiamo anche dire chi è, che cos'è Open Source Initiative. Diciamo che è, insieme alla Free Software Foundation, sono i due principali enti che presidiano al mondo open source, al mondo del software libero a livello globale. Quindi è un ente no profit che ha appunto questa missione di, ad esempio, una delle sue principali missioni è quella di tenere un elenco delle licenze che sono considerate coerenti con la definizione di open source, la Open Source Initiative, che è un documento, insomma, che risale agli anni 90 e che ci accompagna, è diciamo il testo manifesto un po' di quel settore, di quel mondo. Uno vuole capire cosa deve avere un progetto software, cosa deve avere una licenza per essere coerente col concetto di open source, legge la Open Source Definition e appunto l'ente fa anche questa attività di approvare o meno le licenze coerenti con questa definizione. Infatti, se andate sul sito, una delle pagine principali del sito di OSI Open Source Initiative, è proprio la pagina licenze con questo elenco, che siamo più o meno a 80, poco più di 80 licenze approvate, se ricordo bene. Eccolo qua, Carlo, è la notizia di ieri sera, no? Quando è che si sono chiuse le urne? Pochi minuti prima delle 6, ora Ora italiana. italiana. Ho visto che, allora, siete risultati, diciamo, ci sono 4 nomi. Tu sei stato eletto, ho capito bene, ci sono due tipi di elezioni, quelle diciamo in cui possono votare i membri individuali, cioè persone, e quelle invece in cui possono votare enti, società, associazioni che sono membri o sponsor di OSI. Tu sei eletto dagli enti, vero? Sì, E quanti voti, com'è andata? sono stato nominato da Open Forum Europe, che è una delle associazioni affiliate di OSI, e quindi c'erano due posti. E guarda caso, due avvocati, Pan Cestek e io, siamo stati nominati, mentre dalla parte dei membri individuali, George Berkush, che è un famoso sviluppatore, uno dei boss di Postgres. E l'altra persona è Amanda Brock, che è anche lei avvocato, ex Canonical, ex tante cose. E tra l'altro è anche editor della rivista di cui faccio parte. Cioè la rivista, diciamola, JOLTS, Jones, che Journal of Open, è cambiato nome tra Journal of l'altro, cioè. Open Technology and Society. Esatto, cioè una rivista, diciamo, che si occupa di temi trasversali, anche society, quindi anche, diciamo, non strettamente legali, cioè un impatto anche sociale, culturale dell'open source. Prima invece aveva un altro nome, mi ricordo, iFOSS. International Free and Open Source Software Law League, Esatto, o esatto. IFOSLR. Tant'è che io ho scritto degli articoli su quella rivista, abbiamo, perché ne abbiamo uno firmato insieme, su quella rivista col vecchio nome, quindi ogni volta che la cito devo precisare che adesso se qualcuno la cerca ha cambiato nome. Va bene, abbiamo utilizzato tutto in Esatto. entrambe le denominazioni. Dicevo, ma quindi mi hai parlato di un'altra collega legale, no? Quindi insomma nel board una componente, tre, ok, cioè tre in questa nuova elezione. Ah, quindi diciamo la componente avvocatesca legalese è abbastanza centrale, no? Vabbè, e ha senso, ne parlavo l'altro giorno con Stefano Maffulli, ci siamo sentiti per altre cose, insomma, tra le varie attività di OSI,
una di quelle centrali è proprio quella della verifica delle licenze, del lavoro su anche la divulgazione sui temi legali, no? Quindi immagino che vi occuperete anche di cose di questo tipo. Corretto, quella è la principale attività per cui è più famosa, cioè nei contratti si trova come definito da OSI e molto spesso nelle policy sull'uso di licenze open source si dice deve essere OSI approved, quindi in realtà è un po' una tautologia perché è open source ciò che risponde l'open source definisce poi alla fine. Anzi, se vai, vedi la notizia prima della nostra lezione è che un giudice ha ritenuto che è misleading advertisement dire che un prodotto è open source e non è licenziato con una licenza approvata Ah sì, dall'open l'ho source. letta, è vero. Ieri nel blog ho letto. Un giudice da dove? Di che luogo del mondo? Penso americano, Un cioè, giudice francamente non americano. sono No, perché in molto all'interno. effetti, allora, è quello che viene chiamato open washing, no? Cioè aziende che di open source proprio non hanno minimamente l'idea e che non hanno nemmeno l'intenzione di farlo, però ogni tanto ci mettono dentro questo bellissimo aggettivo open, che vabbè, è un po' ormai diventato una delle buzzword dagli anni 90 in poi. Io sono stato contribuito a farla diventare molto diffusa nei miei scritti divulgativi, però ecco, quando viene usata a proposito, quando viene usata a sproposito, insomma, io lo vedo molto, sai che io mi occupo più del diritto d'autore, nel senso contenuti meno software, però nel mondo open access, quindi contenuti scientifici, mettersi davanti open access a casaccio è veramente una delle prassi più diffuse degli editori scientifici e ogni tanto poi arrivano i bacchettoni, quelli come me, come altri colleghi, che fanno notare che non basta metterci l'aggettivo davanti per fare l'open, ma bisogna farlo davvero, bisogna rispettare la definizione di, no? Ci sono questi testi che sono approvati dalla comunità scientifica, da tutto il mondo diciamo, delle imprese che partecipano a quel settore. Se qualcuno ha deciso la open source definition, se mi ricordo bene, risale al 98, più o meno a quegli anni lì. Quindi, se da un po' di anni ci portiamo dietro questa definizione, ed è generalmente accettata, dobbiamo attenerci, se no ognuno si inventa il suo concetto di open source e non usciamo vivi. Quindi, Diciamo che niente. open source, essere compliant con l'open source definition e meglio ancora approvati dall'open source initiative è una condizione necessaria, non sufficiente per essere considerati veramente open source. Ci sono tutta una serie di requisiti che non sono scritti da nessuna parte, ma che riguardano il modo con cui il software viene creato, evoluto o messo a disposizione. E la domanda ovviamente che chi si occupa di questi temi fa è il rapporto tra ciò che è scritto nell'open source definition e invece, diciamo, il concetto di free software che è stabilito dai testi, diciamo, filosofici di Stallman e soci, cioè le quattro libertà, il preambolo della GPL, della licenza GPL, che sono un po' i testi di riferimento di quell'altro ente, come si intersecano? Allora, c'è molta confusione su questo. In realtà io non conosco licenze che rispettino l'una definizione e non l'altra, per cui operativamente sono da considerare equivalenti. Una segue più l'aspetto filosofico delle libertà, l'altra più operativo della una definizione appunto sui requisiti che è uno svolgimento di quello che è la prima Quindi, tant'è che tra termine. legali a volte, insomma, forse semplificando un po', però usiamo l'espressione FOSS, no? Cioè Free and Open Source Software, come se fosse un unico grande fenomeno, poi a seconda della, come dire, affiliazione anche come dire, affettiva, uno si fa riferimento più a una matrice, quella della Free Software Foundation, uno più all'altra, però di fatto, poi dal punto di vista soprattutto legale, andiamo a vedere la licenza, quello che c'è scritto, se è compliant con quelle due definizioni e più o meno, come hai detto tu, Diciamo tendenzialmente che si sovrappongono e si intersecano. open source ciò che è software libero e ciò che è software libero è open source. Non si può leggere la definizione di open source senza avere alle spalle le quattro libertà. Vanno letti assieme, secondo me. Non Perfetto. è pensabile
leggere l'open source definition senza avere presente il quattro libertà. Tanto è vero che l'open source definition nasce dalla definizione di software libero di Debian, e Debian è per definizione la distribuzione di software libero. La capostipite delle distribuzioni Linux. Ok, bene, allora, ma quindi programmi per queste prossime, cioè come funzionano le attività? Adesso lo so, ogni quanto vi dovrete incontrare nel board, quali sono le vostre principali funzioni? Abbiamo ancora 4 minuti. Fondamentalmente il board si riunisce tipo una volta al mese, una volta ogni 3 settimane. Adesso ci sarà un meccanismo di onboarding in cui i nuovi membri vengono messi a conoscenza di tutte le intricate faccende dell'Anderson, esatto. E poi il board fornisce all'associazione una guida generale su varie materie. Poi, okay. In realtà si sta cercando di portare un tipo volontaristico di associazione a una più professionale, più legata a un'attività di business. Dipendenti come Stefano è, cioè, okay, hanno scelto di riorganizzarsi in modo da essere più efficaci, più professionali, e il board avrà sempre più un ruolo meno operativo ma più di controllo, guida. Sì, come è giusto che sia il board di un ente. Sì. Bene, allora io intanto ti anticipo che domani io farò lezione in bicocca dall'amico professor Rossetti, che periodicamente mi invita nel suo corso di informatica giuridica, e porterò agli studenti alcune copie di Open Source, Software Libero e Altre Libertà di Carlo Piana, con mia postfazione e prefazione di Roberto Di Cosmo, che è un libro che risale al 2018, l'abbiamo presentato insieme a Milano, mi ricordo, ed è ancora assolutamente valido. E soprattutto faccio vedere anche la dimensione, un librettino di 160 pagine in cui chi vuole affacciarsi a questi temi, cioè tutte quelle cose che abbiamo detto con l'aggettivo open davanti, no? Open source, open data, open access, open content, se lo può leggere, è molto comprensibile, molto, molto leggero, ma allo stesso tempo preciso e diciamo completo. Ovviamente fa parte di questa fantastica collana di edizioni che si chiama Copyleft Italia, che io coordino, in cui ci sono altri fantastici titoli che non posso esimermi da far vedere, fare open access curato da me, e l'immancabile Capire il copyright, che a breve credo di riuscire ad aggiornare, perché insomma è uscita sta direttiva copyright, bisognerà dire qualcosa di nuovo. Fuori collana, ma è molto importante sui temi che abbiamo detto, segnalo anche ancora il mio Software Licensing e Data Governance, tutelare e gestire le creazioni tecnologiche. Questo è con Apogeo Marco Feltrinelli, abbastanza recente, anzi questo è il più recente perché è di fine 2000, quindi a poco più di un anno, in questa parte faccio proprio un'introduzione. Questo è un po' più avanzato, un po' più tecnico, però si rivolge non necessariamente a un pubblico di giuristi, l'abbiamo pensato per imprenditori, informatici, gente che non so, si occupa del settore della comunicazione nel mondo informatico. Niente Carlo, allora vabbè, domani magari ci vediamo anche di persona, dopo la bicocca vengo a fare un giro e mi offrirai un aperitivo per festeggiare questa tua fantastica nuova avventura. Ciao. Che ti porterà via un sacco di tempo, immagino, quindi già mi sembra abbastanza impegnato tutte le volte che ti chiamo per questioni di lavoro, mi dice, ah, guarda, sto negando, adesso ti aggiunge anche questa fantastica, che però ti porterà sicuramente un bel po' di esperienza, di contatti, quindi in bocca al lupo, siamo contenti che ci sia un altro, quanti sono quindi gli italiani, adesso siete tu e Stefano Maffulli nel giro di Open Source Initiative, sì. Prima c'era Italo Vignoli, che sostanzialmente adesso esce dopo 6 anni di board, quindi insomma la componente italiana in questo mondo è abbastanza presente, abbastanza importante, e ci fa piacere. E la community italiana è sempre ben in prima linea. Grazie Carlo, alla prossima e un saluto a tutti. Ciao ciao. Grazie a tutti, ciao, arrivederci.